Eccoci qua, ben trovati con l'informazione di Telenuova. Dunque, la cronaca in apertura, la segnalazione, l'ennesima di una truffa ai danni di un'anziana, stavolta da Mercato San Severino. A lanciare l'allarme è la figlia dell'anziana di 77 anni, che è stata prima avvicinata telefonicamente con la scusa solita di un pacco o comunque di qualcosa che un familiare avrebbe dovuto pagare. In questo caso un pacco da consegnare con ritiro seduta stante di oltre 2.000 euro. L'anziana è stata avvicinata da due finti corrieri con accento napoletano e subito dopo poi però si è accorta di aver commesso lo sbaglio ed è partita la denuncia. Vediamo allora nel nostro primo servizio questa situazione che continua ad essere allarmante rispetto alle truffe agli anziani, la denuncia telefonica anche che ci è stata detta dalla figlia della donna. Vediamo. Torna la truffa del pacco, episodio anche a Mercato San Severino. Con tecniche innovative, alcuni malviventi stanno prendendo di mira anziani in varie zone del centro-sud. Un episodio nella giornata di ieri nella Valle dell'Irno, in particolare è stata presa di mira una donna di 77 anni. Ad agire due finti corrieri che hanno avvisato telefonicamente l'anziana della consegna per il nipote di un pacco contenente un importante macchinario elettronico del valore di circa 2.000 euro. La truffa è andata in porto e la signora ha poi appurato che il nipote non aveva mai chiesto il computer. Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri da parte della figlia, che stamane ha voluto allertare i cittadini di questa situazione chiamando la nostra redazione. Mia mamma lunedì mattina ha ricevuto una telefonata. Questi truffatori si sono creduti mio figlio, cioè suo nipote, che doveva ricevere un pacco postale. Questo pacco postale era un pezzo di un computer del valore di 2.200 euro. Mia mamma è stata convinta di dare i soldi al corriere perché è stato permesso da mio figlio, cioè il truffatore che si è falsificato, insomma, nipote. Mia mamma è andata giù, quindi loro hanno convinto mia mamma, perché mia mamma, con la convinzione di dare questi soldi, per essere convinta al 100% di dare la somma giusta a loro, è scesa giù al portone e niente, loro si sono fatti convincere perché mia mamma voleva citofonare dall'altra parte, perché abitiamo nello stesso palazzo, mia mamma voleva citofonare me, ma non gli hanno dato la possibilità. Ha cercato di telefonare sul mio telefonino ed era bloccato da loro, perché una tecnica nuova usano, che lasciano il una volta che ti telefonano lasciano i telefoni aperti. Qualsiasi modo mia mamma voleva rintracciarmi, non lo poteva fare assolutissimamente. Quindi anche mia mamma è andata gli è venuto questo dubbio, perché la somma era troppo esagerata, cioè un pezzo di un computer del valore di 2002 era troppo. Certo. Mia mamma ha fatto il mio numero di casa e risultava il finto nipote, è stata bloccata con i telefonini, però aveva dall'altra parte il finto nipote che la costringeva a cacciare la somma e a muoversi anche velocemente, perché i corrieri sennò se ne sarebbero andati, portati il pezzo di valore via, e mio figlio non poteva più, insomma, ricevere questo pezzo di... Hai capito? Quindi questo io voglio soltanto dirlo, perché ti ripeto, ci siamo rimasti malissimo, mia mamma sta male psicologicamente perché è stata delusa, è stata mortificata, presa in giro. La truffa del pacco dunque sta tornando di moda, come dicevamo. Con la scusa di consegnare oggetti a vari familiari, i delinquenti chiamano persone anziane e fanno in modo di raggirarle. Con sofisticati meccanismi tecnologici fanno in modo di rendere inoperosi i telefoni del soggetto da truffare. Svariate già le denunce presentate in Abruzzo, Molise e Campania in particolare. Alla questura di Campobasso erano stati segnalati episodi del genere l'estate scorsa. I poliziotti hanno poi arrestato un gruppo di soggetti provenienti dalla Campania. Altri episodi segnalati in provincia dell'Aquila e di Pescara, ma anche nel Salernitano, in particolare a Battipaglia e Scafati. Le raccomandazioni antitruffa sono le solite: quando si è dubbiosi, meglio non consegnare denaro o ritirare oggetti, e si consiglia sempre di chiamare le forze dell'ordine.
E dunque fate grande attenzione, soprattutto le persone insomma più anziane, facciano grande attenzione quando si presentano sconosciuti, spesso finti corrieri o appartenenti insomma a vari enti del gas, eccetera, postini, fasulli. Ne abbiamo sentite di cotte e di crude rispetto a questi episodi, quindi soprattutto gli anziani facciano grande attenzione, magari si facciano aiutare da qualche altro soggetto in caso di dubbi o chiamando comunque le forze dell'ordine. Durissimo attacco del deputato di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli nei confronti di Carmen Di Genio del Comitato Pari Opportunità della Corte d'Appello di Salerno. La Di Genio, nel corso di un convegno nazionale su sicurezza e legalità, ha affermato che non si può pretendere che un africano sappia che in Italia sulla spiaggia non si può violentare una persona. Li dobbiamo necessariamente integrare, educare alla nostra legalità. Sono parole gravissime, dice Cirielli, perché si tratta di reati gravissimi di cui si macchiano alcune persone, in particolare di violenza sulle donne, e questi soggetti vanno espulsi, altro che educati. Gli italiani in questi anni, dice ancora Cirielli in una nota, hanno imparato sulla loro pelle di cosa sono capaci questi selvaggi, pagando un prezzo altissimo. Le durissime affermazioni di Cirielli. Parliamo del blitz che lo scorso mese di agosto ha visto finire in manette. Hanno c'era inferiore 4 persone, tra cui il boss Pignataro, 2 candidati al consiglio comunale poi non eletti. Il riesame si è espresso, non c'è associazione di stampo mafioso, resta in piedi invece l'accusa di scambio politico mafioso. I 3 che erano in carcere resteranno dietro le sbarre, Luigi Sarno invece rimarrà ai domiciliari. Intanto nuovi atti sono stati depositati dalla procura distrettuale antimafia. Abbiamo ascoltato su questo ed altro anche l'avvocato Andrea Vagito, legale dell'ex consigliere comunale Carlo Bianco, tra i 3 che sono in carcere. Vediamo. Nuovi atti depositati dalla procura distrettuale antimafia, fascicoli in cui sono anche riportate nero su bianco le parole rese al PM dall'ex consigliere comunale di Nocera Inferiore Carlo Bianco, difeso dall'avvocato Andrea Vagito. Fascicoli che potrebbero portare ad ulteriori novità. Ieri all'udienza di riesame sono stati depositati degli atti, secondo noi in tempo non utile, comunque per poterne avere una diretta visione e comprensione dettagliata. Tuttavia la procura ha così deciso, ha depositato questi atti, non ho contezza di tutto quello che sia stato depositato, appunto perché sono stati depositati un po' in ritardo. Di sicuro è stato depositato un interrogatorio che in una seconda fase, subito dopo l'interrogatorio di garanzia nella quale Carlo Bianco ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere dinanzi al GIP, successivamente dopo qualche giorno ha reso interrogatorio ai pubblici ministeri, nella quale ha spiegato, ha dato una sua versione dei fatti, dalla quale a mio avviso emerge in maniera non equivoca una condizione di assoluta legalità della condotta di Carlo Bianco e delle altre persone coinvolte in questa vicenda. Intanto, dopo 5 ore di discussione, dopo la Camera di Consiglio, il riesame si è espresso. Non vi è l'associazione di stampo mafioso. Chiaramente abbiamo portato a casa un ottimo risultato, che è quello della dichiarazione di insussistenza, salvo poi leggere le motivazioni del riesame. Fatto sta che al momento dobbiamo ritenere che sia stato ritenuto insussistente il reato di associazione camorristica, che era quello che ci preoccupava maggiormente. È chiaro che anche il 416 ter, lo scambio elettorale politico mafioso, è un reato di notevole gravità. Tuttavia ritengo che la misura cautelare della custodia in carcere sia spropositata rispetto ai fatti, e probabilmente una misura degli arresti domiciliari avrebbe potuto contemperare anche le ritenute esigenze di cautela. Resta in piedi invece l'accusa di scambio politico mafioso. Chi era in carcere resterà in carcere, chi era ai domiciliari resterà ai domiciliari. Dunque rimarranno dietro le sbarre 3 degli arrestati dai carabinieri del ROS all'alba dello scorso 21 agosto. Il boss Antonio Pignataro, 60enne, Ciro Eboli, 37 anni, candidato alle scorse elezioni a Nocera Inferiore non eletto, e Carlo Bianco, 47 anni, anche lui candidato alle comunali senza riuscire ad entrare in consiglio.
Luigi Sarno, 25 anni, era e resta invece ai domiciliari, respinto il ricorso presentato dai suoi legali. Il 25enne, secondo l'accusa, sarebbe coinvolto in maniera diretta nella vendita dei voti a favore di un consigliere comunale poi eletto e dimessosi dopo lo scandalo giudiziario. Zio Antonio ottiene domiciliari per la sola accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, reato contestato anche a Ciro Eboli, ed anche a lui per tale accusa la misura del carcere è stata sostituita con i domiciliari, ma restano comunque entrambi dietro le sbarre per le altre accuse. E certo questa vicenda si ripercuote sulla vita anche amministrativa del comune di Nocera Inferiore, ma entro fine mese ci sarà consiglio comunale dopo la lunghissima pausa estiva. All'ordine del giorno a quanto pare ci saranno le commissioni consiliari. L'inevitabile però che la discussione possa anche finire proprio sul terremoto politico giudiziario di questo agosto. Sulla possibilità interviene anche il sindaco Manlio Torquato, che parla anche delle prossime deleghe da assegnare ai consiglieri comunali dopo aver archiviato il capitolo commissioni. Il servizio. A Nocera Inferiore va avanti spedito il lavoro della maggioranza di governo. La scorsa settimana è stata archiviata la questione commissioni consiliari, accontentando un po' tutti i gruppi. Resta aperto il capitolo deleghe consiliari, una consuetudine per l'amministrazione Torquato. Già nella precedente esperienza il sindaco aveva adoperato questo sistema. Quello che abbiamo fatto nel corso di questi 5 anni, tutti i consiglieri comunali o quasi tutti i consiglieri comunali hanno svolto ruoli di collaborazione amministrativa o in via primaria attraverso le presidenze dei consigli, delle commissioni consiliari, o in via diretta nel rapporto con gli assessorati di riferimento, attraverso deleghe e incarichi che sono sempre a termine. Il terremoto giudiziario che ha sconvolto la politica nocerina potrebbe irrompere nel prossimo Consiglio Comunale. Entro fine mese, anche per ratificare le decisioni assunte rispetto alle presidenze delle commissioni consiliari, la seduta dovrà essere convocata. Il Consiglio Comunale riguarderà le materie oggetto di Consiglio Comunale. La vicenda di agosto, io l'ho ripetuto, non mi sono sottratto a questo argomento nelle 2 occasioni di uscite pubbliche che ho ritenuto di esprimere e di manifestare. Una è stata nell'immediatezza dei fatti, quindi il 23 di agosto, una seconda è stata il 30 di agosto con un comunicato pubblico ufficiale. Io credo che vicende così delicate, che sono tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria, non vadano, come dire, è una impostazione, ecco, ce n'è chi pensa invece che si debba fare il pubblico conclave. Io credo che le attività di magistratura sono attività della magistratura, le attività della politica e dell'amministrazione fanno il loro corso. Noi, oltre che dire che siamo estranei a questa vicenda, che abbiamo agito secondo buona fede sempre, che abbiamo agito secondo interessi di carattere generale, non possiamo dire. Poi c'è un'attività di carattere giudiziario che è in corso. La stessa delibera di giunta, che era una delibera, ricordo, di indirizzo che avviava un procedimento, deve essere come dire, valutata per quello che è stata nel contesto di un'attività generale dell'amministrazione, che prevedeva più delibere di tipo più o meno analogo, delibere di indirizzo, di attuazione, di indirizzo di pianificazione, quindi non era l'unica delibera oggetto dell'attività dell'amministrazione. E purtuttavia ritengo che l'autorità giudiziaria sta svolgendo delle indagini delicate che non debbano essere oggetto di una zuffa politica della quale si capirebbe ben poco, tra chi vuole magari strumentalizzarla a fini politici e chi magari ritiene di dover difendere inevitabilmente l'operato dell'amministrazione. Quindi è molto più serio, secondo me, dedicarsi all'attività amministrativa, attendere le risultanze giudiziarie, e quelle determinano le azioni che anche la politica poi può o deve compiere. Rimaniamo a Nocera, Nocera Multiservizi. Entro il 2 ottobre le domande per succedere a Fernando Argentino alla guida della società municipalizzata del comune nocerino. Vediamo. Nocera Multiservizi, è stato pubblicato il bando per la selezione del nuovo amministratore unico. Fernando Argentino lascia dopo un mandato di 3 anni e mezzo. Il 30 settembre, anche se molto probabile una proroga di un paio di settimane per consentire l'espletamento del bando, è previsto l'addio del funzionario che ha accompagnato la trasformazione societaria della municipalizzata e i nuovi piani parcheggi e raccolta rifiuti.
Il vertice della Nocera Multiservizi ha presentato le dimissioni già a novembre scorso, rigettate dal sindaco Manlio Torquato perché c'era da gestire la fase di consolidamento del porta a porta e il nuovo sistema parcheggi. Poi c'è stata la campagna elettorale e quindi inevitabilmente si è arrivati ad oggi. A bocce ferme si può ragionare meglio. Il prossimo amministratore unico, come previsto dal bando, non potrà essere un dipendente o consulente del comune, non dovrà avere conflitti con la società, non sarà un consulente o dipendente della multiservizi. Per accedere alla selezione non viene indicato esplicitamente se bisogna possedere una laurea o un diploma. Si evince che sarà cura del candidato riportarlo tra i titoli per la valutazione. Le candidature potranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 2 ottobre. Saranno valutati i titoli e poi ci sarà un colloquio con i partecipanti alla selezione. Chi pensava che la poltrona del successore d'Argentino fosse sul tavolo delle spartizioni politiche si sbagliava. Per questo ruolo, nei giorni successivi alla campagna elettorale, era circolato il nome di Francesco Scarfò, ex assessore all'ambiente in quota Partito Democratico. Al successore d'Argentino il compito di migliorare il servizio parcheggi, ma soprattutto la raccolta differenziata porta a porta. A proposito di raccolta dei rifiuti, c'è un nuovo blocco, in particolare per la frazione secca. Lo comunica il comune di Pagani, sospensione del ritiro della frazione secca che a causa del blocco allo stir di Battipaglia diventa impossibile, almeno fino a nuova comunicazione. Per problemi tecnici legati esclusivamente al blocco dello stir di Battipaglia non sarà dunque possibile il ritiro della frazione secca per le strade di Pagani. Tutte le altre tipologie di rifiuti invece possono essere normalmente conferite come da calendario. Il sindaco Bottone in una nota invita la cittadinanza a collaborare in questa situazione di emergenza che riguarda, ripetiamo ancora una volta, esclusivamente la frazione secca. Il comune terrà costantemente aggiornata la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda e lo sblocco di questa sospensione. Terza al sud, settima in tutta Italia, l'ascesa della Campania rispetto alla situazione economica nazionale pare essere davvero importante, grazie anche al comparto agricolo che nella stagione estiva ha fatto registrare un trend davvero positivo. Si preannuncia un'ottima annata anche per i vini campani, il sole ha baciato i vitigni, insomma, del nostro territorio, sappiamo bene quanti di importanti ce ne sono. I giovani tornano nei campi immaginando attraverso appunto l'agricoltura un futuro reale. L'ente regione ha stanziato 180 milioni di euro. Tutti i dettagli. Una stagione a gonfie vele, quella che ci stiamo lasciando alle spalle per l'economia della provincia di Salerno e dell'intera regione Campania, terza regione del sud, settima in Italia. Dall'agricoltura al turismo, bilanci positivi che lasciano ben sperare, pomodori ed uva su tutti, complice le temperature della nostra estate, porteremo sulle tavole uve e vini eccellenti. Ad affermarlo è il presidente provinciale di Coldiretti, Vittorio San Giorgio. I dati che l'Istat ha rilasciato in questi giorni sono assolutamente positivi, sia sotto il dato della produzione che anche sotto il dato dell'occupazione. L'unico settore che incrementa, staccando addirittura a doppia cifra, la stessa industria e l'agricoltura, un dato che ci rincuora, un dato che ci fa capire che nonostante le difficoltà possiamo puntare su questo settore e dunque dall'altro lato dobbiamo anche responsabilizzarci in maniera tale che si vadano ad evitare fenomeni come quelli di quest'estate che tra incendi e siccità abbiamo veramente sudato. Però nonostante questo si prospetta in controtendenza una stagione per quanto riguarda il vino, la Campania dovrebbe essere, almeno queste sono le stime, l'unica che cresce, un'ottima annata per quanto ci dicono anche gli amici industriali per il pomodoro, che è un prodotto d'eccellenza del nostro territorio, e anche l'ortofrutta salernitana, nonostante questa anomalia tipicamente che abbiamo riscontrato in quest'estate, che non riuscivamo a spiegarci come mai non si consumasse frutta e verdura nonostante il grande caldo, però anche su questo siamo riusciti a spuntare delle performance interessanti. Questo a fianco anche ad una stagione turistica che ci ha dato una grande mano, perché venire in Italia, comunque stare nei nostri territori, significa anche poi consumare il chilometro zero e consumare prodotti campani, prodotti salernitani, e dunque possiamo dire che nonostante le grandi difficoltà
Il dato che per esempio Ismea proprio qualche giorno fa ci diceva che siamo la terza regione del sud e la settima in Italia per la capacità di esprimere agroalimentare d'eccellenza, vuol dire che quel lavoro che l'agricoltura ha fatto negli ultimi anni, siamo un settore che, su cui si può continuare ad investire, e non a caso proprio ieri il presidente De Luca ha staccato i decreti per i primi 180 milioni di investimenti che verranno fatti nella regione da qui ai prossimi due anni. Potremmo parlare di ambiente, ma di ambiente insomma completamente diverso, cioè quello che riguarda l'utilizzo della bicicletta. Secondo i dati di Lega Ambiente, insomma, sono poco incoraggianti i numeri della Campania, che non è assolutamente in prima linea per la mobilità ciclistica. Lega Ambiente ha invocato un cambio di direzione. Il servizio. La Campania non è una regione per biciclette, una considerazione lapidaria quella mossa dal presidente regionale di Legambiente Buonomo, che, date alla mano, dipinge un quadro a tinte fosche sulla mobilità ciclabile. Solo 1,1% della popolazione usa la bici per coprire il tragitto casa-lavoro, mentre solo lo 0,1% pedala per andare a scuola o all'università, ben al di sotto della media europea, dove questo stile di mobilità interessa l'8% dei cittadini. Ci sono regioni come Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Veneto dove l'uso quotidiano della bici come mezzo di trasporto è pienamente in linea con questo dato. La fotografia dell'Italia che pedala è stata presentata da Legambiente in La Bici, rapporto sull'economia della bici in Italia e sulla ciclabilità nelle città, realizzato in collaborazione con Velolove e GrabPiù, una inedita e innovativa analisi sul valore economico della bicicletta nel nostro paese. Fa una certa impressione notare che in Trentino Alto Adige, in valori assoluti, gira la bicicletta quasi lo stesso numero di persone di quattro regioni del Mezzogiorno, Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, nonostante tutte insieme abbiano una popolazione 16 volte più ampia. In Campania i cittadini beneficiano ogni anno di un bonus ambientale e sanitario pro capite pari a 12,63 euro, una miseria se si confrontano con 179,5 euro pro capite dei cittadini del Veneto, che diventano 190 in Trentino Alto Adige e sfiorano i 200 euro in Emilia Romagna. Questo bonus virtuale è frutto di attività dirette, legate al mercato delle bici e di una serie di esternalità positive, che spaziano dal risparmio di carburante e dal calo dei costi per le infrastrutture, all'aumento dell'aspettativa di vita in buona salute, alla riduzione di gas serra, smog ed inquinamento acustico. Con gli attuali livelli di ciclabilità, il valore economico di questo veicolo ecologico sia in Emilia-Romagna che in Veneto supera gli 880 milioni di euro l'anno. La Campania, nei bassi fondi della classifica, con la misera cifra di circa 74 milioni di euro l'anno. Una campagna della bici ferma al palo, dove per l'inefficienza delle amministrazioni centrali e locali la bicicletta resta parcheggiata in garage, chiosa Michele Buonomo. Legambiente, in occasione del summit verso gli Stati Generali della Mobilità Nuova, ha presentato la Dichiarazione dei diritti del ciclista urbano, un documento di diritti fondamentali per chi usa o vorrebbe usare la bici per i propri spostamenti, e l'atto iniziale di una rete di città ciclabili italiana che coinvolga amministrazioni locali e le realtà istituzionali nazionali. Il Comune di Castel San Giorgio, attraverso l'assessore ai trasporti Giovanni De Caro, dopo continui solleciti di lavoratori e studenti, chiede a gran voce ai responsabili regionali il ripristino della fermata ferroviaria a Castel San Giorgio, nella tratta Mercato San Severino-Napoli, delle ore 6:55. A farsi portavoce appunto delle istanze non solo dei cittadini di Castel San Giorgio, ma anche di Siano, Rocca Piemonte e Bracigliano, è l'assessore De Caro, che stamattina ha inviato questa lettera alla Regione Campania, ma anche ai vertici regionali di Trenitalia affinché venga ripristinata questa fermata. Parliamo di scuole. Da quest'anno la filiera scolastica di Nocera Superiore si arricchisce di un nuovo indirizzo, il liceo artistico Galizia. La sede distaccata si trova a Mater Domini, accanto all'istituto Pucci, ed è un altro grande risultato che va ad ampliare e qualificare l'offerta formativa degli studenti del territorio. Anche a loro ovviamente l'augurio di inizio anno scolastico del sindaco Cuofano. E andiamo invece adesso a Nocera Inferiore, perché dopo le verifiche estive e gli interventi di manutenzione per assicurare una ripresa adeguata per l'anno scolastico per gli studenti, a Nocera Inferiore alunni e personale della scuola si sono trovati di fronte a parecchie novità degli istituti comprensivi. Vediamo quali sono con l'assessore Fortino.
per adesso ancora non impegniamo proprio niente di... Inizio anno scolastico ricco di novità nocere inferiore, una principalmente. Alunni, genitori, docenti e personale non docente hanno dovuto fare i conti con l'introduzione degli istituti comprensivi. Non più circoli didattici e scuole medie, ma cinque istituzioni che hanno inglobato primarie e secondarie di primo grado, scorporando anche storici connubi. Divisa la De Lorenzo dalla Solimena, così come la succursale della Genovesi dalla sua storica sede centrale di via San Pietro, che ha preso il nome di Massimo Lipira. Scorporato dall'ormai ex terzo circolo il plesso di San Mauro, che è rientrato nel quinto istituto comprensivo, mentre i plessi di Santa Chiara e Cicalesi nel terzo. Insomma, una vera e propria rivoluzione. Gli istituti di Nocera sono stati inglobati in cinque istituti omnicomprensivi, quindi questa è una delle grandi novità che ha caratterizzato l'inizio dell'anno scolastico nel territorio di Nocera. Una gran bella novità, perché ieri abbiamo avuto la possibilità di portare i saluti dell'amministrazione in uno degli istituti omnicomprensivi ed è stato molto bello poter ritrovare le maestre e le professoresse delle medie che con affetto e con uno scambio di sinergia accoglievano i ragazzi in un lungo percorso. Un lungo percorso è stato anche quello che ha portato all'apertura dell'anno scolastico, perché insieme agli assessori Pagliare e Ugolino lei ha verificato nel periodo estivo le varie strutture per consentire un inizio sereno. Sì, allora tutto il periodo insomma che ha caratterizzato la fine di luglio e inizio agosto abbiamo preso visione degli istituti comunali del territorio di Nocera per valutare quali erano gli interventi a breve termine che andavano insomma a impedire l'apertura delle scuole per poter garantire un adeguato inizio anno scolastico ai nostri ragazzi, e quindi queste piccole messe a punto, perché poi veramente non si parlava di grandi opere, sono state realizzate e quindi tutti i nostri ragazzi hanno potuto iniziare la scuola nel migliore dei modi. E in alcune scuole ci sono delle novità davvero particolari, non solo a Nocera Inferiore. A Ponte Cagnano, per esempio, nelle scuole è arrivato un robot, un robottino che insomma segue le lezioni insieme agli studenti. Vediamo come e soprattutto vediamo di che cosa si tratta nello specifico. È un alunno speciale, quello per il quale stamani è suonata la campanella all'interno dell'Istituto Comprensivo Pontecagnano Sant'Antonio. Si chiama Nao ed è il primo robot in grado di interagire con l'uomo grazie a sofisticate applicazioni e tecnologie di riconoscimento di voce ed emozioni. Il robot rappresenta attualmente la più alta evoluzione della scienza robotica per arricchire le attività educative e l'apprendimento degli studenti. Rientra in un progetto sperimentale fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano, che ha acquistato il robot. Ad utilizzarlo saranno per quest'anno scolastico alcune classi campione, grazie all'ausilio di docenti già in possesso di competenze digitali avanzate. Alto 58 centimetri, 25 gradi di libertà, Nao rappresenta un concreto esempio di quanto l'intelligenza artificiale abbia ampliato le capacità dei robot di interagire e conversare, rendendoli utilizzabili a fini didattici e di intrattenimento. Indubbiamente essere una scuola di riferimento, riconosciuta a livello nazionale come scuola che sa interpretare il futuro, la più moderna, la più con le attrezzature e le infrastrutture di informatizzazione più avanzate, è un elemento di orgoglio da parte nostra. Sosteniamo la formazione scolastica e la continueremo a sostenere, non a chiacchiere, ma mettendoci impegno, mettendoci denaro, ma soprattutto una grande collaborazione per rendere le future generazioni di Pontecagnano Faiano sempre più preparate. Tra l'altro questa inaugurazione, chiamiamola così, cade in una giornata particolare, perché mentre la scuola guarda l'innovazione, il comune non dimentica la sua tradizione, il suo passato, tant'è che oggi si celebra anche l'operazione Avalà. Beh, oggi inizia sostanzialmente le giornate dell'identità, che raccogliono e raccolgono esperienze storiche e raccolgono momenti che vanno inserite in un percorso storico-culturale che deve favorire sempre di più la conoscenza per rendere sempre più forte il futuro. I servizi sociali fanno fatica a decollare, c'è un libro
che offre consigli utili a chiunque operi nel terzo settore. Parliamo dell'opera di Salvatore Gargiulo intitolata Dalla parte degli ultimi, presentata durante il ciclo di incontri culturali promossi dalla Confraternita della Dolorata di Pagani in occasione dei 200 anni dall'apertura al culto della propria chiesa. Il servizio. Un vademecum pratico per quanti studenti ed operatori istituzionali del terzo settore sono impegnati a vario titolo nel campo dei servizi sociali e sanitari. Il libro di Salvatore Gargiulo, Dalla parte degli ultimi, presentato nell'ambito di un ciclo culturale promosso dalla Chiesa della Dolorata di Pagani, evidenzia aspetti legislativi che riconducono alle diverse attività da svolgere, ai loro destinatari, alle istituzioni, passando agli strumenti e alle modalità da adottare ed ai comportamenti da assumere. Una sorta di concertazione di regole nella quale il concetto di sistema integrato di sviluppo si rafforza e dalla quale discendono a diversi livelli di responsabilità i doveri di solidarietà e di coesione sociale verso le persone più deboli. 14 settembre 2017. Con questo giorno noi festeggiamo il 200° anniversario della riapertura al culto della Chiesa della Vergine Addolorata. E quale migliore occasione per presentarci al pubblico dei fedeli che non presentando appunto il testo Dalla parte degli ultimi del professore Salvatore Gargiulo. Noi in questa Chiesa vogliamo dare l'avvio ad un nuovo progetto culturale, quello di essere vicino al popolo anche con un'elevazione culturale. Quindi dopo questa sera noi presenteremo sabato prossimo un testo sulla storia della festa di Sant'Alfonso della collega e giornalista Patrizia Sereno. Io mi auguro che queste quattro giornate, queste quattro serate che avranno inizio tutte con la Santa Messa alle ore 19 possono essere come questa sera ricche di fedeli e fare in modo che questa confraternita sia ancora più vicino al popolo di Pagani. Libro di un protagonista delle politiche sociali del nostro territorio, il professore Salvatore Gargiulo, che per anni ha sostenuto, promosso, implementato in tutti i modi le attività a sostegno delle persone più deboli, un libro che racconta 20 anni di storia delle politiche sociali nel nostro paese e nella nostra regione. Sono lieto di poterla presentare a Pagani, perché Pagani, come del resto tutto l'Agro Nocerino, è stato il primo fra i comuni che in tempi non sospetti ha avviato e ha creduto negli strumenti di concertazione a favore delle persone che hanno più bisogno. In effetti il libro vuole essere una specie di invito ad una consapevolezza. Qual è questa consapevolezza? Che coloro che hanno bisogno e che stanno in condizioni di difficoltà non sono dei fascicoli da smistare, né sono dei corpi soltanto da curare, sono persone che hanno diritto alla loro dignità e devono essere seguiti, sono persone verso le quali non ci dobbiamo rivolgere come se facessimo un favore, perché queste persone hanno diritti da farsi tutelare e di conseguenza la comunità, le istituzioni, tutti quanti noi abbiamo il dovere, l'obbligo di rispondere alle loro esigenze. Affollatissima piazza De Ruggero di fronte alla parrocchia Sant'Antonio di Orta Loreto, dove il nuovo sacerdote Francesco Amarante ha appunto ricevuto battesimo, prima comunione e cresima. Il vescovo di Nocera Sarno ha ordinato appunto Don Francesco Amarante con l'ordinazione presbiterale. Diventiamo martiri, testimoni inchiodati alla croce, ha detto Monsignor Giudice. Vediamo. Con l'ordinazione presbiterale diventiamo martiri, testimoni inchiodati alla croce, l'ha detto Monsignor Giuseppe Giudice in apertura dell'omelia per l'ordinazione presbiterale di Don Francesco Amarante. Ed è proprio al mistero della croce che il vescovo di Nocera Inferiore Sarno ha esortato a ritornare per ritrovare un autentico stile sacerdotale. Il pastore ha poi precisato dove si colloca oggi la vita di un sacerdote. Noi non ci consegniamo alle lobby del potere, non ci consegniamo all'illegalità o a chi non vuol farci amare il Signore, noi ci consegniamo a Dio. Infine, l'invito da scrivere nel cuore è stato quello a rimanere sempre in comunione con il Vescovo e con la Chiesa, perché le opere di preti e comunità agitate e non in comunione attirano i superficiali e sono destinate a disperdersi. Senza la comunione non si raccoglie nulla, l'esortazione di Monsignor Giudice al novello presbitero e a tutti i sacerdoti e fedeli presenti. Che il Padre ha consacrato
in spirito santo e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Una festa straordinaria, quella organizzata da Don Gerardo Coppola, parroco di Sant'Antonio e Ortaloreto di Sant'Egidio, parrocchia d'origine del novello sacerdote. Oggi Ortaloreto da periferia diventa centro, ha detto Monsignor Giudice. È un momento di festa non solo per lui, per la famiglia, per la sua comunità, ma per tutta la diocesi. Noi lo affidiamo al Signore e cerchiamo di vivere questa esperienza di fede che è la vocazione come un grande dono, non solo per l'eletto, per chi riceve il dono, ma per tutta la comunità. Abbiamo bisogno di sacerdoti santi, di sacerdoti che nel mistero della croce imparino ad essere come Gesù, servi per amore. C'è una frase che mi accompagna e che mi ha accompagnato sempre: eccomi Signore, vengo a te non per fare la mia volontà ma la tua volontà. È attraverso questa frase che io posto le mie mani nelle mani del mio vescovo e ho promesso rispetto e obbedienza. E ringrazio innanzitutto il Signore per il dono della chiamata, ma anche i miei genitori, il vescovo che ha accolto il germe della mia vocazione e con la sua cura paterna mi ha accompagnato fino ad oggi. Grande momento di preghiera e partecipazione in piazza per il rinnovamento dello spirito di Pagani in vista dei 40 anni della fondazione del gruppo della parrocchia del Corpo di Cristo. Vediamo anche quest'altro servizio. Un momento di preghiera comunitario in piazza tra la gente in vista di un traguardo davvero importante. La comunità della Forania di Pagani del rinnovamento nello spirito ha promosso nella serata di ieri un incontro di forte impatto nello spazio antistante l'Auditorium Sant'Alfonso in preparazione all'evento di domenica 17 settembre quando il gruppo celebrerà 40 anni di cammino alle 15:30 presso la parrocchia Corpo di Cristo di Pagani. Questa è la conclusione di un momento di percorso itinerante come Chiesa Cattolica in cammino fuori le mura, non dentro le mura. Fuori le mura perché molte volte si è chiusi troppo dentro. Papa Francesco ci sta invitando ad uscire fuori come battezzati, come cristiani, ma soprattutto come innamorati di Gesù. Ci sarà un grande momento per noi del rinnovamento nello spirito di Pagani, in particolare della comunità rinascita del Corpo di Cristo, perché 1977-2017 per alcuni di noi ricorrono 40 anni di cammino e di servizio alla Chiesa e al Signore. Domenica pomeriggio noi iniziamo alle 15:30 nella parrocchia del Corpo di Cristo di Pagani a festeggiare i nostri 40 anni di cammino nello Spirito Santo. 40 anni che vedrà la presenza di relatori nazionali e regionali con la conclusione della celebrazione eucaristica, ma soprattutto l'invito va a quanti sono portatori di bisogno e sono nella sofferenza a casa. Cerchiamo di lodare e benedire il Signore insieme per farlo conoscere poi anche agli altri, più da vicino, fare un'esperienza personale e comunitaria. Anche danze, opera per i bisognosi, che la nostra comunità è a 360 gradi. Bene, allora ci fermiamo, tra pochissimo, dopo la pubblicità, vi aspetto, abbiamo un'ampia pagina dedicata al calcio, tra poco.